Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Siamo tornati qui sul canale di Polygamer Zone Loading in un mondo particolare. Si ricomincia qui su Dragon Ball Original 2. Ci siamo fermati tempo fa per il primo gioco di Dragon Ball Original per Nintendo DS, l'abbiamo terminato non in modo completo al 100%, però l'abbiamo portato alla storia principale. Ricordiamoci che ci siamo fermati alla fine del torneo Tenkaichi, e poi adesso inizia la seconda parte, che sarebbero le fantastiche sfere del drago contro Taupai, l'esercito del fiocco rosso, la sfida contro il nonnino di nuovo. E credo che infine si concluderà sicuramente con lo scontro finale nel torneo di nuovo. E non ci sarà la seconda parte, non ho capito perché questa cosa è detta. Ci doveva stare anche Dragon Ball Original 3, che comprendeva poi a Satan Junior e l'ultimo torneo. Ma vabbè, non l'hanno voluto inserire. È un peccato, perché questo giochino, diciamo che va proprio giusto giusto a pennello pennello con la storia originale. È uno dei pochi e tanti che vogliono giocare questa mattina. Tocca per iniziare. Ok, vedo che devo andare per forza con... Ah, perché ricordiamoci, molte cose si devono fare obbligatoriamente con esatto, con il pad, che sarebbe la nostra fantastica, il nostro fantastico mouse, anzi. Ok, seleziono metodo di inserimento azione. Solo pulsante, esatto. Ok, vedo che c'è subito un inizio. Dopo il torneo mondiale, infatti ragazzi, ci spiegheranno un po' la situazione. Goku saluta il maestro per allenarsi da solo. Sì, perché finiscono gli allenamenti con il maestro e incomincia l'allenamento vero e proprio. Con il bastone del potere datogli dal nonno Gohan, Goku sale sulla nuvola d'oro e si congeda dal maestro Mute. Per iniziare viaggio con l'aiuto del radar del drago di Bulma, deciso a cercare le sfere del drago, 7 sfere magiche in grado di esaudire i desideri. Diciamo che non è proprio così, perché il caro Goku va alla ricerca della quarta sfera, cioè la sfera del nonnino. Goku è pronto per un'altra avventura, però poi dopo si imbacca ovviamente all'interno dei nostri fantastici dell'esercito del fiocco rosso, Red Ribbon. E lì poi Goku non ci vede più dalla fame e li vuole distruggere. Dopo che un anno fa il desiderio di Holo di proseguire i piani di Pilaf è stato esaudito, le sfere drago si sono sparpagliate in tutto il mondo. Goku è andato in cerca della sfera a 4 stelle, che era appartenuta a suo nonno. Vedete ragazzi, appartenuta a suo nonno. Secondo il radar del drago, la sfera più vicina dovrebbe trovarsi da questa. Se si trova qui, significa si trova qua dentro. Speriamo che fortemente, ragazzi, è vicino a quell'acqua. Andiamo a vedere. Speriamo fortemente, quello che stavo dicendo, che non è troppo lungo e snervante come il primo. Perché il primo sì, era bellissimo, però il minigioco, cioè il gameplay in sé, era molto fastidioso, molto ripetitivo e molto anche difficile, a dire la verità. Quindi spero fortemente che hanno un po' ridotto le difficoltà e tutto, che hanno un po' semplificato, fatti livelli più brevi ma con un succo maggiore. È un po' come Resident Evil 3, ragazzi, parliamoci. Resident Evil 3, 5 ore di gioco, perfetto, c'era di tutto in quel gioco, tutto in solo 5 ore di gioco. Mentre magari un altro Resident Evil 10 era 50 ore di gioco, ma troppo lungo. Cerca la sfera a 4 stelle, anche un ottimo allenamento. Tipo di allenamento è trovare una sfera, tu dirai. Beh, Goku trova tutto per essere dai, Goku dai, no wish. Ok, Goku gli è venuto fame. No, suon, ho fame. Se non trovo la sfera, no, qualcun altro potrebbe prenderla prima di me. Ok, il wish vuole essere mangiato. O stavo proprio incitando, vienimi a mangiare. Ok, mangerò qualcosa. È proprio quel pesce, so. Oh, 4 minuti ragazzi, 4 minuti.
Ok, ce l'ho fatta. E se abbiamo reso il pesciolino, ragazzi. Tanto che ha fatto, come la magna dove esce. È un personaggio, però. Oh, chi lo dà roba da roba, però? Sta roba da roba, eh? Ah, scimmi. Bastardo, dai. Credo basta. Oh, io... Ma non mi ricordo, ragazzi, l'ho guardato un anno fa il cartone animato insieme alla gamerina, perché è passato un anno e stiamo ancora guardando Dragon Ball Super. Ehi, che cosa stai facendo con il mio bastone del potere? Però onesto, non ho proprio idea se è successa mai questa cosa. Ma quello tiene dietro il bastone. Allora dai, guardate, lo tiene qua dietro, vabbè. E ridammelo. Mini schermo, vediamo che succede come prima parte. Accidenti, dove è andato? Puoi imparare a controllare Goku. Se vuoi leggere il stile, vai a destra. Se usi lo stile, tocca più volte a destra di Goku. Cresci come Goku, usa Andremina, usa direi. Non ti preoccupare, onestamente. Ah, impariamo a controllare Goku. Oh, ma non voglio imparare a utilizzare. Andiamo. Tenga la fortuna di poter utilizzare il joystick al posto del mouse, perché nel primo, ragazzi, si doveva utilizzare pure il mouse. Mamma mia, era un casino il primo, veramente. Ah, il fatto che posso utilizzare. Ok, quadrato, azzecco i cazzotti, cerchio, faccio una specie di scatto. Ah, triangolo, si azzeccano i pugni e calci, perfetto. Mamma mia, era difficilissimo giocarci all'epoca. Ah, mamma mia, ok, su questo l'ho semplificato, ragazzi. Su questo si è semplificato, perché il fatto che si possono utilizzare ovviamente il Joy-Con è tutta un'altra storia rispetto al... si chiama? Al mouse. Mamma mia, il mouse proprio non si poteva vedere. Il bene che ti voglio, ma il mouse proprio. Ok. Posso andare anche più veloce, nel caso che ho dei problemi. Ok, già su questo è stato semplificato parecchio. Hanno dato la possibilità di utilizzare i tasti direzionali, perché va meglio. È vero che il Nintendo DS, sapete, no ragazzi, il Nintendo DS è fatto anche per utilizzare lo stilo, però su alcuni giochi veramente snervante. Per esempio su Mario, ops, cioè quello là del basket, ci sta pure magari che tu utilizzi lo stilo, ma su altri veramente snervante. Ok, non so dove andare, vediamo. Penso di qua. Qua non ci sono andato. E infatti. Oh, c'ero quasi a prendere la scimmietta. Ah, eccola qua. Mamma che la brutta. Brutta scimmia cattiva. Dove è andata? Abbastanza. Naccia miseria. Abbastanza quella scimmia, merda. Naccia miseria, scimmietta. Dove cazzo si chiudo? Scimmia. No, non penso che è tornata la rilascia. No, non credo proprio. No, un minuto, ragazzi. Come sempre, vi ricordo, ragazzi, che questo episodio di Dragon Ball Original lo troverete tutti lunedì alle ore 15:30. Ricordiamoci che è un gioco scelto esclusivamente da voi. Voi mi avete chiesto questo gioco e il caro Polygamer ovviamente ve l'ha portato. Se voglio fare l'onda energetica, come si farà? Ok, l'onda energetica non so come si fa. Un gioco scelto da voi, quindi ovviamente alle 15:30 troverete il gioco ogni lunedì, però. Quindi mettetevi comodi, ragazzi, perché il lunedì il caro Poli vi porterà questo fantastico. Ci divertiremo un po' tutti quanti insieme, diciamo. Allora, basta. Comunque, oh, ho già trovato qua qualcosa di particolare. Questo è un forziere.
Non so come si trova vicino a un forziere. Tocca il forziere, ok. Basta premere Y, ragazzi. Ma comunque non vorrei dire. Oh! Da quando in poi sapevo fare queste cose? Bene. Ora è fuiuto. Avrei veduto che la scimmia. Avevo visto, mannaggia, mannaggia, che pa scimmia, ui. Oh! Lo combattere obbligatoriamente. Questi sono i punti in cui noi dobbiamo combattere obbligatoriamente contro le api, vedo. Non capisco come si fanno le sfere energetiche, onestamente. È strano che non me le fa fare. Una volta si faceva tenendo premuto Goku, no? No, non si fa più col premendo tenendo Goku. Che ci sarà adesso usufruendo. Sto usufruendo del. Ok. Sto usufruendo del Joy-Con. Quindi. Ma mi ha fatto proprio. Ci hanno esuffato proprio in acqua, aiuto. Ma con Easy mi pare che si salva. Perfetto, perfetto. Perché ragazzi, questo gioco sarà molto lungo a livelli, quindi bisogna approfittare dei salvataggi. Ah, bocchine. Sti scimmie, vaiu. È da Bugs Bunny e Looney Tunes che stanno rompendo le palle, ste scimmie. Non ce la faccio più. Sarei tu. Sti bastardi sono fuori tutti e due. Oh, aiuto, ma avete tutto e patano però. Tutto bene come voi, però mamma mia, siete una rottura di patana. Con i joystick poi si possono andare a trovare anche i forzieri più facilmente e tante altre cose sicuramente che prima non potevamo fare. Questo è un grande vantaggio, veramente. Hanno migliorato, almeno su questo l'hanno migliorato. Spero che sia breve il livello e non troppo lungo, perché per il momento va bene per la quantità. Siamo a 10 minuti, 13 minuti. Diciamo che se durano un 20 minuti a livello sarebbe ideale. Vabbè che mo. Diciamo me la sto pure un po' prendendo comodo perché sto uccidendo tutti quanti. Ah, c'è anche la vita, hai visto ragazzi? C'è anche la loro vita, quindi mi dice. Ah, questo è un altro grande vantaggio, perché ti dice la quantità di vita che ha l'avversario, quindi sappiamo che fino a quel punto lo dobbiamo massacrare. Invece prima era un po' alla cieca, dovevamo picchiarlo e basta. Comunque sì, è vero, forse la rubava, ma no, forse no il bastone, ma forse la sfera. E poi non vorrei dire, ma nell'immagine facciamo vedere che c'è un'impressione dietro. Oh. Che sono quelli cosa? Ah, sono scimmie. Ah, tutte tale quale. Guarda, sta una piada proprio culo. A te la riccia. Che ma famo? Ma va a tre scimmie. Sti quattro scimmie. Ui. Ah, tengono le vite anche loro. Oh, ma ne piace. Oh, io, ok. Ok. Ah, ti mettono banane, banana. Sembra giusto. Oh, esci. Ma che fessacchiotti. E banana, tipo Mario Kart, voglio. Una chance. Se pigliano proprio qualcuno, ti pigliano. Anche perché la potenza delle. Oh, che palla quando ce lo sanno. Guarda, ridono. Ma
Oh, aio. Ecco, fino a mi avete fatto fare, uba su. Ho tutto quanto. Mamma mia. Ok, volete arrendervi? Oh, ehi, ridatemi il mio bastone del potere. L'ha dato mio nonno, ci tengo moltissimo. Oh, amore, piccolo, guardatelo, guarda, che visino. Oh, è adorabile Goku bambino, diciamo la verità, è adorabile, adorabile. Perché poi è tanto ingenuo e quindi è bellissimo. Bene, è proprio un bimbo. Ah, ma teniamo l'attacco del bastone, ne avevo bisogno. Oh, ma realmente l'onda energetica come la dobbiamo usufruire? Giusto per capirci. Le sfere, queste cos'è? Perché l'hanno lasciato? Ah, sono delle gemme, ho ottenuto una scaglia giallo, una scaglia blu e una scaglia rossa. Le scaglie del drago sono oggetti che rendono Goku più forte, eh? Del livello massimo degli indicatori, cuore, abilità e salute. Ah, interessante. La scala gialla aumenta l'indicatore cuore, che migliora l'indicatore super. La scala blu aumentano l'indicatore di abilità, che potenza le masse di Goku. Ok. Aumentano l'indicatore di salute, che migliora la vitalità di Goku. Ok, quindi la rossa è la migliore. Che la rossa ci dà salute, penso che potere. Momento, non c'è bisogno. Ok, abbiamo completato 7 minuti. Tempo di completamento. Ok, un record tra l'altro. Diciamo 7 minuti a livello sarebbe anche fattibile. Oh, posso aumentare veramente. Ah, facciamo 100 cuore. Abilità, facciamo 200. E 200 salute. E abbiamo potenziato il nostro Goku. Ah, ma che bello. Ah, sono 8 livelli, 8 mondi, ragazzi. Mettetevi comodi perché la situazione è lunga. Pensate, 10 minuti a livello siamo rovinati. Colonnello Silver. Babba via, colonnello. Alto là, colonnello. Questa è la nostra postazione, penso, finale, ragazzi, per quanto riguarda il mondo di Polygamer. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale lasciando la campanellina accesa perché è fondamentale. Mentre se vogliamo dirla tutta, lasciate anche un bel like e un commentino per farci sapere cosa ve ne pare di questo gioco, che poi tra l'altro me l'avete chiesto stesso voi, ragazzi. Sono molto contento che mi avete chiesto questa cosa, perché sto gioco, forse se non me lo dicevate voi di farlo, non l'avrei mai più portato, perché il primo, ragazzi, sì, vi ho detto, era bello, però non ci rigiocherei. Lo guarderei di nuovo, sì, ma non ci rigiocherei. Perché, ragazzi? Perché era veramente snervante, in alcuni punti troppo ripetitivi. Il fatto che poi si doveva utilizzare anche il mouse, che si doveva utilizzare il pennino, perché non c'era la possibilità di scegliere joystick o pennino, no, dovevi utilizzare forse entrambi. Vi giuro, mamma mia, era difficilissimo. E allora ho detto, vabbè, lo porto, mai l'ho portato, lo finiamo, ma non avevo proprio intenzione di finirlo. Ah, ok, ho scelto il bastone, basta che premo R1 e lo tolgo, anzi L1. Ah, con questo mi carico. Ok, mi incazzo solo, non ho capito, aumento energia a dismisura. Ok, forse ci sarà il primo
primo cattivo. Ah, ricordiamoci che sì, perché prima del colonnello Silver c'è la sfida con Pilaf, perché Pilaf di nuovo alla ricerca, sì ragazzi. Oh. Ah, poi come schiattava a capo di sto. Usciungo i mazzati. Strugge. Oh! Scimmio! Oh! Ogori! Oh, ma fa di ammazzare, bella mia! Ah, ma il fatto che io so quanta vita è tutta un'altra cosa. Ma il fatto che si doveva scappare. Ah, molto, molto meglio, ragazzi. Consiglio il secondo direttamente. Però, diciamo che è difficile che migliorano, perché a volte capita che i giochi non migliorano. Sì, il secondo non è mai meglio del primo. Invece, su Dragon Ball più o meno migliorano sempre di più, perché mi ricordo tanto Dragon Ball The Legacy, quindi il destino di Goku. Il primo non era un gran game. Il secondo è un capolavoro. Il terzo, se non era il problema della lingua, il terzo, Busfurri, mamma mia, ma che cos'era? Fantastico. Però stiamo parlando di Dragon Ball Destino di Goku e Game Boy. Stessa cosa qui, Dragon Ball Original 1. Per il momento non mi era piaciuto per niente. Ho detto, ah, scarsolino. Ma questo, ragazzi, già è partito a razzo. Già è partito molto meglio dell'altro. Molto, molto meglio. Complimenti. Peccato che non hanno fatto Dragon Ball Original 3. Perché secondo me il torneo con il grande Al Satan e poi Junior sarebbe stata una cosa bellissima. Chi diavolo sei? Colonnello Silver, dammi la sfera del drago. Ma fammi piacere. Ora che l'abbiamo trovato non ci penso proprio a accederla, tanto meno a dei tipi strani come lui, apparsi da nulla. Così esistono ancora persone che non sanno chi siamo. Dammi quella sfera del drago. Subito! No, vabbè raga, stavo controllando giusto se si vedeva, sentiva tutto, però si sente tutto e si vede tutto. Bello, all'epoca Dragon Ball Original l'abbiamo fatto con la webcam pezzotta, ma teniamo a Logitech, vai! AC615, una bomba. Dammi quella sfera. Siamo ancora qui all'inizio, ok. Pilaf che non, purtroppo non riesce mai a esaudire il suo sogno di diventare l'imperatore Pilaf. Ma fa sempre una brutta fine. Dietro di me, ragazzi, potete osservare tutta la saga per quanto riguarda il nostro mondo dei fumetti di Dragon Ball. E c'è stata tutta la saga azzurra, che sarebbe Dragon Ball di Goku bambino, ed è molto molto bella da guardare. Sta bruciando tutto e fine qui ci troviamo, ragazzi, fine qui ci troviamo. Cos'è questo? Perché loro incendiano tutto per cercare di trovare. Poi alla fine la sfera viene rubata dalla scimmietta. Sì, sta mettendo male, devo andarmene da qui. Quindi sono molto curioso. Oh, c'è qualcosa là. Corri, corri. Che cos'è questo? Una capsula, questo è un punto di salvataggio. Ah, mamma mia, addirittura hanno inserito i punti di salvataggio. No, ragazzi, non mi dite che l'avete fatto lungo il livello. Però mo che ci penso è comodo per il punto di salvataggio, perché nel vecchio non c'era. Quindi comodissimo, che erano lunghi e se non lo terminavi era un guaio. Io perché sul Nintendo, cioè sull'emulatore, sapete, no? Possiamo usufruire del salvataggio imbrogliatino. Però era una grande picca questa cosa. Secondo me cade tutto qua. Non devo andare qua, scusate. Ah, ho un bastone. Ecco qua. Immagino. Quindi X. Oh, raga, ci avete rotto in patana però. Non vedete che sta piando fuoco tutto coso? Tutto bene che te voglio, lupo mannaro. Andiamo. Come ci fa? Zumbetta! Però! Ottimo, così, ok. Il bastone adesso ci comincia a diventare utile, meglio utilizzare proprio lui. Anche se è molto lento. Prendiamoci con la codetta. Ok. Ah,
bella, vada avanti tu, andai a pigliare tutte e tre insieme in un colpo solo. Ottimo, vabbè. Ci servirebbe una vita. Vabbè, diciamo che il bastone forse momentaneamente è meglio non utilizzarlo. Ma non voglio fare l'onda energetica, non mi fanno fare un'onda, niente. Ah, questo è per cambiare, ok. Pensavo mi spiegava l'onda energetica come farla, ma non credo. Oh, è riuscito sti qua. Oh. Oh, ah, strunz. Ma che volito? Ah, c'è sfinato tu, man. Sti bracco nero. Capito sto bastone qua, poi. Mamma mia. Oh, sono belli grossi, però. I soldi servono per recuperare di solito degli oggetti. Infatti credo che nella capsula qui in alto momentaneamente non ho niente. Inseriti poi gli oggetti. La canzone è davvero molto attiva. Oh, ci avete rotto il patanaro. Ma è tutto quanto in un colpo su. Ma ha pigliato tu quando? Aia. Ah, caia. Bammate. 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 E babam. Sono forti questi, però. Sono forti. Non mi aspettavo tutta questa potenza. Per batterli non sarà facile. E non oso immaginare il boss, onestamente. Quindi il colonnello Silver quanto sia forte. Anche se durante il combattimento con Goku non è che trova tanto di pilota. Ma se non mi sbaglio, il colonnello Silver viene... abbandona, se non mi sbaglio. Non mi ricordo, o viene sconfitto, se non mi ricordo. Forse abbandona. Ok, andiamo. Ok, come se leva sta cosa? Fango. Ah, così. Dobbiamo togliere l'onda, vai. No. No, pensavo con il vento. Invece no. Oh. Saltano un po' per mezzito. Sta accendo proprio inutile. Ok, andiamo. E si scende al piano di sotto. Corri, corri, Goku. Oh. Quelli? Oh. Ah, basta che andavo di qua. Oh, ci avete rotto il patano però. E tu bene come voglio però. È stata sciarmante il patano. Andiamo. Ah, vedo sto bastone non va poi. Non ce la fa sì. Molto bene. Oh. Oh, una piccia di lanciafiamme sti infamo. Oh. Ah, via dove sto bastone qua per tua. Mamma mia. Ah, sta fermo pure tu. Significante. Ok. Un piatto.
molto interessante. Questa è una freccia particolare, ragazzi, perché significa che ci stiamo avventurando verso la fine del livello. Eccolo il colonnello. Colonnello Silver, chi sei? Hai appicciato tu il fuoco? appicciato proprio, non si può sentire. Qualcosa da obiettare? Non ti permetterò di bruciare la montagna, ti sconfiggerò. Credi davvero di potermi battere? Non essere ridicolo. Non perderò mai contro di te. Di solito non me la prendo con i ragazzini, ma a quanto pare a te serve proprio una lezione. Forza. Ok, combattimento contro il colonnello. Non sarà facile. Infatti ha la vita verde. Ah, salta qui, qui. Aspetta, non vorrei che devo ripetere. Oh, lei tira di vita questo infamone. Ma niente, va a basso. Oh, sto per morire però. Ah, ma è forte. Oh, mamma mia, ragazzi. Me la sono vista brutta. Schivato. Ah! Ma ce l'ha azzeccato un guavo. Ah! La sfera. La sfera del drago. No, è caduto. Abbiamo fatto assai. Dannazione, non ho tempo per quest'ora. Prima devo recuperare la sfera del drago. Giù! Sì, signore, con l'anello Silver. Ah, è stata solo rimandata la sfida, ragazzi. È molto molto attiva sta canzoncina. Ah, è finita. Perché vuoi la sfera del drago? Goku che ce lo chiede dopo che lui se n'è andato. 8 minuti, mamma mia. Davvero molto molto esaustiva. Allora io direi di aumentare anche un po' il cuore. Allora tengo 200 punti più o meno. Allora mettiamolo a 150. La salute la mettiamo a 250. E qua vediamo il massimo delle abilità. Colonnello Red Ribbon, spero fortemente che in 8 minuti ce la faccio. Fare anche quest'altro. Lo spietato Red Ribbon. Andiamo avanti. Quindi penso che qui... 8 minuti, più o meno. Se pezza la sfera, vai. Abbiamo fatto tanto così, due episodi. Mamma mia, da manca una sfera. Mamma mia, che brutta pina. Cerca della sfera caduta in venditura durante lo scontro con il colonnello Silver. Goku segue il segnale del radar del drago dell'area desertica. Lui deve trovarla prima del colonnello Silver. Non sarà facile. Eccoci qua nel deserto, ragazzi. Sfera del drago dice che si trova più avanti. Andiamo. Ok, deve essere qui in giro. Devo trovarla subito prima che ci mette lui le mani sopra. Userrata per la sfera, ok. Ok, select.
La mappa del rave. La pongo qua tutto sta. Io non capisco questo che mi serve. Boh. Ok, la mia forza è aumentata, si vede, perché si fanno molto più male adesso. Cosa che prima non succedeva. Andiamo. La mappa del radar mi dicono da osservare, quindi non sarà facile. Un po' un Daniele in seconda, non ci vedi. Ma li vedo una, sui. Mamma mia. Aspetta un attimo. Ok, lo sto dirigendo bene. Ma c'è tutto il padano che sta bene, sai. Oh, è riuscito. Ma era enorme. Ah, li vedo un attimo. Ok. Si rompe. Apriamo. Abbiamo trovato il bastone. Ok. C'è un altro lato. Ok. Qua non devo andare. Cioè ci voglio il bastione. Pericoloso. Amato, fanno buco un biglietto kill. Oh nash. Andiamo di qua. Può essere che abbiamo un garrato qua. Ok. Ok. Mezzo al deserto. Dove sarà mai la sfera? Oh, però dice che sta capisci. Ma sei andato qua? Ah, sta più a destra. Sta qua. Ma l'hai trovata. Un mazzo scassato però. Perché all'ultimo in tutto mi è venuto il pensiero di usufruirne. Non sarà facile trovarla. Sì, ma è una sfera talmente piccola in un luogo dir poco immenso. Ma io l'ho trovata. Eccola. Oh, sei a 6 stelle. Non è quella del nonno. Cosa? Quella è la sfera del... l'ho trovato subito. Stai cercando la sfera del drago. Che colpo di fortuna. È solo un ragazzino. Ehi, moccioso, molla quella sfera. Perché? A cosa vi serve? Vuoi morire, ragazzino? Dalla subito al gentil signore. Se la mettete così, bleh. Dammela, ti ho detto. Ma dove vanno questi due? Se due che vogliono vendere, ecco che mezze friarielle, oh. Vado a manazio. Ragazzi. Vale, vado a manazio, oi. Ma va a vendere qualcosa che mezzo friarielle, oi. Ma li vado a manazio. Cuoricino. Oh, tu puoi mettermi un invitato qui. L'abbiamo fatti fuori tutti? Penso di sì. Molto bene. Non male, non male.
Andiamo avanti. Ma chi erano quei tizi? Beh, non fa niente. Cucu che non si interessa proprio, è fantastico. Questa sfera non mi serve, ma per il momento la terrò io. Devo la speedy. Spero che la prossima sia quella del nonno. Ciao ciao. Il colonnello Silver, ma dove voleva andare sto colonne? Colonne, cagni per mestiere. Colonnello Silver, abbiamo un problema. Cosa? Vai da cambiare mestiere, colonne. Oh cazzo. Ma come? Oh pazzo. E ti dà mollo. No. Non ci credo. Che bastardo. Che bastardo. Mogo così incazzato. Mogo sei incazzato Goku. Quindi mietta da là. Mi sorprende che tu sia sopravvissuto. Sei stato tu, quella era la nuvola d'oro che avevo ricevuto dal maestro Muto. E cosa hai fatto? Perché stai cercando la sfera del drago? Come mai riesci a trovarla così facilmente? Nemmeno il nostro rado è tanto preciso. Devi averne uno molto efficace. Chi ha distrutto la nuvola d'oro? E perché dovrei risponderti? Dovresti scusarti invece. Sciocco, è di fronte al colonnello Silver del Red Ribbon. Ancora lui? Ma ti ho fatto il culo già prima. Oh. Ah, sta bene, muoio. Ah, sta bene. Ma è stato prima. Acci. Annaccia miseria. Annaccia. Oh, basta. Usa. Vamos, difficilissimo, 30 minuti difficilissimo. Colonnello Silver sconfitto, così impari a trattarmi meglio, capito? Ah, così impari a trattarmi meglio, no? A trattarmi. Vabbè. Avanti, molto bene ragazzi, siamo riusciti nell'impresa, nello sconfiggere il colonnello Silver. Non è stato facile, la prossima sfera del drago è lontanuccia, ma noi Super Saiyan ancora no, però Saiyan sicuramente ci avventureremo. Per il momento mi sta convincendo, un po' troppo difficile, bisogna potenziare bene il personaggio e specialmente gli attacchi, perché sennò veramente sarà dura combattere con i prossimi. Lui, chi idea, forse lui ha una delle capsule. E infatti adesso il caro Goku, senza nuvoletta speedy, prende una delle capsule e se ne vola verso i ghiacciai. E lì ovviamente fa la comparsa Otto, uno degli androidi più storici per quanto riguarda il mondo di Dragon Ball. Non so riconoscere una mano dall'altra, quindi mi tocca provarle. Ovviamente il caro Goku, purtroppo non sapendo utilizzare il robottino, cioè l'aereo voglio dire, perché l'ultima caccia per robottino è un po' dopo l'aereo. Succede di tutto e di più, veramente stupendo, perché poi va proprio pari passo con l'avventura, il cartone animato. Quindi ragazzi, vi invito fortemente anche a guardare il cartone animato se non l'avete fatto, vorrei andare da quella parte. Allora dovresti procedere, lo so, ma è una sfacchinata, mi servirebbe un bel mezzo di trasporto. Prova la capsula 3, questa. Bene. È un veicolo. Io non so pilotarlo. Posso manovrarlo per te.
Davvero? Grazie. Il robottino aiuta il caro Goku. Purtroppo il robottino però si congelano i circuiti e... sappiamo già la fine che faranno. Impicchiata se ne scendono. Poi viene trovato dalla bambina e la bambina lo riporta al rifugio. Poi quando scopre che vuole fare questo, succede tutto di più. 5 minuti! Parolone 5 minuti, è durato più di 5 minuti il combattimento, però dettagli, dettagli. Allora, io direi cuore potenza all'indicatore, aumenta le potenze di abilità. Io direi di aumentare molto di più le potenze di abilità. Salute, ovviamente. Facciamo un bel 300 di salute. E tutto il resto cuore. Che ragazzi, me la sto vedendo veramente difficile. Infatti, solo i primi tre, poi tutti gli altri dovrebbero essere episodi in più, fantastici, diciamo. Va bene, allora andando così ce la possiamo fare. Sono brevi, quindi mi sta già piacendo molto di più. Alla prossima, ci vediamo lunedì prossimo, non mancate tutto.